Antonio Giannotti e Francesco Oliveto sono i nomi di altri due candidati ufficializzati dal gruppo di minoranza del Consiglio Comunale di Praia e che vanno ad unirsi ai quattro nomi diramati la scorsa settimana. Il primo è il presidente del sindacato italiano Balneari della provincia di Cosenza, il secondo un giovane avvocato di 32 anni. Il gruppo capeggiato da Mario Daniele Managò fa sapere che subito dopo le festività natalizie saranno resi noti i nomi di altri due candidati. No alle lotte per il potere, sì allo sviluppo di Praia, sarà invece lo slogan che farà da cornice all'incontro organizzato dal Movimento per Praia che si terrà sabato 17 dicembre a partire dalle 16 presso l'Hotel Branca. Pertanto il Movimento ha invitato tutti coloro che stanno animando la scena politica praiese in vista delle elezioni comunali del maggio 2012. Un quadro frammentato e confuso, quello locale, che a parere del portavoce del Movimento per Praia, Antonino De Lorenzo, non è simbolo di crescita ma un'insensata lotta per il potere che non permette un'oculata programmazione. Stiamo vedendo una massa esagerata di candidati a sindaco che probabilmente non serve a questo paese. Quindi vorremmo riportare un attimino l'attenzione su quella che è la politica e soprattutto su quelli che sono i programmi che necessariamente devono riguardare il Paese. Programmi quindi ben vengono diverse forze, ma sostanzialmente dovranno confrontarsi su quelli che sono dei piani di sviluppo operativi per il nostro Paese. Una posizione super partes, quella del Movimento per Praia, che ha più volte dichiarato di non avere mire elettorali e che così si esprime sulle primarie. Non avendo mire elettorali allo stato attuale, le primarie non, è un discorso che a noi non riguarda, è un discorso che riguarda chi vorrà fare il sindaco oppure chi vorrà candidarsi. Abbiamo intrapreso un lavoro prettamente politico sviluppando quelle che sono le nostre linee programmatiche, che come abbiamo pubblicamente dichiarato sono quelle relative al turismo, al territorio e alla tutela sociale.